quindi devo tirare, devo tirare che c'è la koi. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing. Oggi video speciale dedicato ai Delkim, gli ultimi, quelli che hanno fatto uscire qualche anno fa, e andiamo a vedere tutte le funzionalità. Ci avete chiesto in tanti di recensirli, sì, ma noi non recensiamo, noi diamo un attimo quello che sono le istruzioni, poi per... Noi diamo il nostro parere. Esatto, parere. E cerchiamo di, in questo video, ragazzi, sarà un po' lunghino magari, esatto, ma cercheremo di farvi vedere al meglio, proprio perché stiamo parlando dell'avvisatore, quindi è un avvisatore di una certa importanza, di conseguenza merita un video dedicato. Esatto. Le funzioni sono tantissime che in questo video cercheremo di andare a vedere un po'. Sì, anche perché tanti ci hanno chiesto, anche quando noi non l'avevamo in mano, ma come faccio a fare questo, come faccio, perché su internet non trovo niente se non qualche video in inglese o qualche video veloce, quindi è ben detto, bene, dedichiamo un video. Noi saliamo a questo, di conseguenza ragazzi, esatto, parte il video ai decchi. E via! Allora ragazzi, partiamo e ovviamente partiamo dalla confezione, quindi da come li troverete e cosa troverete all'interno della confezione. E noi adesso abbiamo tutte le confezioni singole così, quindi vi mostriamo queste. Allora, partiamo dall'avvisatore. All'interno della scatola troviamo ovviamente l'avvisatore, eccolo qui, già con la sua cover, quindi che è in plastica, diciamo in gomma, diciamo che è più gomma, però è, diciamo che è abbastanza rigida, ok? Quindi lo va a proteggere molto bene l'avvisatore. Quindi troviamo l'avvisatore, troviamo le istruzioni e un cacciavite, eccolo qui. Cacciavite, perché adesso vi faccio vedere tutto quello che andrà applicato sull'avvisatore. Abbiamo bisogno di questo, che adesso ovviamente andremo a vedere tutto quanto. Allora, quindi avvisatore, istruzioni e il cacciavite. Mentre nella centralina, all'interno del packaging, c'è ovviamente la centralina sempre con la sua confezione, eccola qui, con la sua cover, e troviamo anche qui le istruzioni all'interno, e poi c'è il laccetto, ok, che sempre con il cacciavitino dentro, eccolo qui, il laccetto con una clip che potete poi attaccare magari alla cintura, quindi se dovete spostarvi ce l'avete comoda lì. Allora, adesso andiamo a vedere passo passo come è composto l'avvisatore, come si va a mettere la batteria e quant'altro. Allora, partiamo dall'avvisatore. Allora, prima cosa da fare ovviamente è mettere le batterie. Però ragazzi, visto che adesso lo apro, vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, vado a svitare intanto le due viti che ci sono qui dietro. Eccole qui. Una e una, due. Perfetto. Quindi, dietro ci vanno queste, questo tipo di batterie qui, ok? Che vanno sia sugli avvisatori, sia anche sulla centralina. Allora, adesso ovviamente andiamo a collegare la batteria all'avvisatore e ovviamente farà il suono, ok? Adesso lo spegniamo, perfetto, la batteria è inserita. Allora, adesso ci sono due opzioni. Allora, o rimettiamo il coperchio, quello originale, quindi un attimo che ce l'avete, quindi o vado a rimettere il suo coperchio così, altrimenti se uno vuole si può acquistare le snack bar della Delkim. Allora, cos'hanno queste di particolare e comodo, se vogliamo, che per andarle a mettere si deve eliminare, non buttatelo via ragazzi, si va ad eliminare il coperchio che trovate nella confezione, perché questo non lo serve, lo tenete a casa da un'altra parte. Vendono con l'altro coperchietto che ha già gli attacchi dietro, gli innesti per mettere poi le snack bar. Quindi dovete semplicemente aprire la confezione, prendere questo
e metterlo qui. Vedete che va l'innesto, perché poi queste vanno semplicemente messe, vanno infilate qui dietro, vanno infilate qui, e voi avete il vostro avvisatore già con le snack bar pronte. Prima di chiudere vi faccio vedere un'altra cosa ancora, perché sempre della Delkim fanno anche gli sganci rapidi, e ovviamente prima di chiudere il tutto bisogna tornare in questa situazione, e adesso bisogna togliere la batteria e viene via questa parte, eccola qua, vedete? Faccio vedere meglio, questa viene via così, perché adesso vi faccio vedere gli sganci rapidi di Delkim. Allora, adesso vediamo come attaccare lo sgancio rapido di Delkim. Allora, questi sono i pezzi che vanno a comporlo. Allora, partiamo dalla base sotto. Ci va questa vite messa in questa, in questo senso qui. Poi lasciate qui il pezzo e andiamo a prendere questo, che è il pezzo che poi andrà ad incastrarsi qui nell'avvisatore. Allora, da questo lato, ragazzi, si prende questo pernetto. Allora, adesso vi faccio vedere, lo girate così, prendete questo perno e dalla parte della punta lo mandate giù e otterrete questa cosa qui. Poi, facendo molta attenzione, mi preparo, ragazzi, tolgo un secondo la batteria per avere meno peso possibile. Si prende la molla, si mette qui e poi con grande attenzione si va a schiacciarla e andiamo a mettere il tutto qui dentro. Un attimo, ragazzi, perché... Ok, perfetto. Vedete, ragazzi, pernetto che fa il click poi sulla vite. Fatto questo, rimettiamo la batteria. Quindi rimetto la batteria, ho messo lo sgancio rapido, prendo il coperchio per le snack bar, chiudo il tutto, il coperchio va a bloccare completamente tutto. Rimettiamo le viti. Ok. Perfetto. E le snack bar hanno un senso, ragazzi, quindi hanno messe nel senso, altrimenti vi stanno troppo chiuse se fate il contrario. Ed eccolo qua, abbiamo l'avvisatore con le sue snack bar e il suo sgancio rapido. Adesso vi faccio vedere come funziona lo sgancio rapido. Sgancio rapido, ragazzi, eccolo qua. Allora andiamo ad avvitarlo al nostro picchetto, al nostro pod, boots bar, quello che poi sarà. Ok, bene. Adesso, ragazzi, molto facile, prendo l'avvisatore e vado ad incastrarlo. Allora, ragazzi, per l'avvisatore avete visto, quindi vi ho mostrato tutta quanta la parte estetica, quindi come attaccare la batteria, come fissare la snack bar, lo sgancio rapido. Per la centralina è la stessa cosa, ovvero ci sono qui le due vitine. Viene via il coperchino dietro, dentro c'è la batteria, sempre come quella degli avvisatori, è uguale, identica, e c'è questo scomparto qui che potete andare a mettere questo, che poi è quello che potete attaccare alla cintura che vi dicevo prima, quindi alla cintura, i pantaloni, quindi vi è comodo, ecco. Adesso dovete rimetterli via, poi eventualmente basta sganciare semplicemente le snack bar e rimettere il suo cappuccio, eccolo qua. Quindi poi dovete solo montare eventualmente queste, se volete, se vi servono o se non vi servono. Adesso, ragazzi, io vi ho mostrato la parte, diciamo, meccanica.
Max adesso vi spiegherà tutta la parte, quella diciamo più tecnica, quella in cui adesso vi spiegherà tutte le varie funzioni dei Delkin. Lascio la parola a Max, ragazzi. Bene ragazzi, allora Cri vi ha fatto vedere un attimo come si montano i Delkin, la centralina e i vari optional che si possono trovare. Adesso andiamo a vedere come metterci in pesca e quindi far funzionare l'avvisatore, e dopo andiamo a vedere la centralina. Allora, pronti via, semplicissimo. Intanto va detto che i Delkin, per chi compra solamente anche l'avvisatore, una volta che lo andremo ad accendere è già regolato di default con delle impostazioni base e quindi pronto per andare in pesca. Come si fa ad accendere? Semplicissimo, andiamo a premere i due tasti e si udirà il suono di avvenuta accensione. Quindi se proviamo, adesso vi alzo un po' il volume per farvi sentire il fantastico suono dei Delkin. Ok, benissimo, questo era come si accendeva il Delkin, semplice. Allora, come vedete nel Delkin non ci sono tre rotelline, ma ce ne sono solamente due. Una riguarda il volume e una riguarda la cosiddetta response, ovvero risposta, che dopo andiamo a vedere che cosa vuol dire. Per quanto riguarda la possibilità di scegliere il tono, questo succederà quando andiamo ad entrare dentro il menu che si nasconde dentro il Delkin. Quindi adesso andremo a vedere come si regola la tonalità e come si regola il LED. Allora ragazzi, io sono di spalle, quindi quando voi avrete il vostro Delkin in mano, questo tasto sarà la vostra sinistra, questo tasto sarà la vostra destra. Come si va a regolare la tonalità? Ci sono 64, chiamiamole, melodie o toni, e andremo a regolarle una volta che accendiamo il Delkin. Teniamo premuto per 5 secondi tutti e due i tasti, un beep ci confermerà che siamo entrati dentro un menu. Dopodiché, con il pulsante alla vostra sinistra, tenendo premuto, andremo a regolare la nostra tonalità. Vediamo. Accendiamo e tengo premuto per 5 secondi. Questo beep ci dice che siamo entrati nel menu. Ora, col pulsante alla vostra sinistra, tenendolo premuto, andremo a sentire tutti i toni in una scala, dal basso all'alto, dall'alto al basso. Quando arriva l'ultimo, continuerà a suonare l'ultimo. Se riteniamo premuto il tasto, andrà verso il basso. Quindi decidiamo adesso che questo tono mi va bene. Se schiaccio, me lo fa risentire. Perfetto, ci piace. Aspettiamo qualche secondo e il Delkin memorizza la nostra scelta. Ecco, memorizzazione avvenuta. Perfetto ragazzi, andiamo a vedere la funzione di regolazione LED, ovvero la possibilità di tenere accesi i LED o spenti di giorno o di notte. Quindi c'è una funzione chiamata Stealth, quindi invisibile dovrebbe essere, e come andiamo a impostarla? Andiamo a vedere. Allora, tenendo premuti i due pulsanti andremo ad accendere il nostro segnalatore, dopodiché li terremo premuti per 5 secondi come abbiamo visto prima per la regolazione del tono. Una volta sentito il beep successivo ai due beep dell'accensione, tenendo premuto il vostro tasto destro, quindi ricordatevi, se avete l'avvisatore in mano e lo state guardando, il vostro tasto sarà il destro. Una volta che teniamo premuto, possiamo decidere di lasciare i LED accesi o spenti. Andiamo a vedere. Accendiamo l'avvisatore e teniamo premuto per 5 secondi. Benissimo, adesso i LED sono accesi. Se schiaccio, passiamo in modalità stealth, quindi i LED non vengono accesi. Se rischiaccio, i LED sono accesi. Quindi abbiamo tutti e due i LED che si accenderanno. Altra funzione da non sottovalutare, tra virgolette, perché è la classica funzione di muto, ovvero la possibilità di ammutolire il nostro Delkin per qualche minuto e nel momento in cui andiamo a sistemare lo swinger, perché abbiamo rilanciato la canna
e non vogliamo disturbare chi ci sta a fianco, soprattutto se peschiamo su un lago dove c'è altra gente. Quante volte ci capita che quello a fianco deve sistemare lo swinger e fa un casino? Benissimo, classica funzionalità degli avvisatori di un certo range ovviamente è la possibilità di mettere in muto e finire quelle che sono le nostre operazioni di sistemazione della canna. Come si fa? Semplicemente, adesso suona, con il vostro tasto sinistro basta fare una piccola pressione, sentirete un suono. Perfetto. In questo momento noi possiamo mettere a posto il nostro swinger, la nostra scimmiettina, la nostra bobbins, andare a regolare la frizione e per 5 minuti noi siamo tranquilli che l'avvisatore non suona. Abbiamo finito prima? Schiacciamo un qualsiasi tasto e l'avvisatore torna a suonare. Quindi anche questa è una buona e ottima comodità che dobbiamo sempre ricordarci di attivare quando soprattutto siamo in un lago con altra gente vicino. Un'altra delle tante funzionalità è la possibilità di regolare il beep speed, ovvero quanti beep vogliamo che emetta il Delkim quando c'è una partenza. Per far questo c'è un menu ovviamente che si attiva premendo il vostro tasto sinistro. Una volta che lo teniamo premuto, lui inizierà da una scala da 1 a 8 a farci sentire ogni beep un livello, dove 1 ovviamente è il più basso e 8 sarà il più alto. Quindi proviamo, premiamo il tasto sinistro per qualche secondo finché non entra nel menu. Sentite? Questa è la scala da 1 a 8. Adesso io lascio e mi dà questo beep speed. Sentite quanti beep sta facendo? Bene, andiamo a regolarlo a 1 adesso. Ritengo premuto qualche secondo. Ok, l'ho impostato a 2. Allora, fa meno beep. Quindi, in base anche al proprio piacimento, possiamo regolare questa funzione, che è il beep speed control, ovvero appunto quanti beep vogliamo che metta il nostro Delkim quando c'è una partenza. Bene, un'altra funzione, la possibilità di regolare i LED in modalità giorno o in modalità notte. In questo momento siamo in modalità notte. Perché? Perché il LED è meno vivace e quindi col buio lo andiamo a vedere meglio. Mentre se siamo di giorno, che vogliamo comunque riconoscere qual è l'avvisatore e quindi vedere bene la luce LED, basterà schiacciare il vostro tasto destro e passeremo ad un LED molto più luminoso, ok? Quindi questa è la modalità giorno, dove il LED è bello visibile. Premo il tasto destro nuovamente e passiamo alla modalità notte. Allora ragazzi, andiamo a vedere adesso a cosa serve la rotellina R, ovvero Response. Quando andiamo a modificare la sensibilità di questa rotellina? Quando dobbiamo capire, quando dobbiamo decidere in base a dove ci troviamo, come vogliamo che reagisca il nostro Delkim. La rotellina ovviamente avrà varie sensibilità, chiamiamola sensibilità, ma loro la chiamano risposta. E se noi la mettiamo sul livello 0, la mettiamo praticamente in uno stato dove ci deve essere veramente una partenza vera, ok? Quindi quando un po' di filo esce e non delle piccole sollecitazioni che possono essere l'onda se stiamo pescando su un grande lago, piuttosto che ramaglie che a pelo dell'acqua vanno a incastrarsi sul filo, piuttosto che qualche alga, qualcuno che ha appena tagliato la siepe butta come è solito fare l'erbaccia in mezzo all'acqua e si vanno tutte ad incagliare sul filo. Quindi se noi adesso proviamo, Cree mi dà una mano, simuliamo l'effetto onda, simuliamo l'effetto ramo. Vedete che il cimino si piega ma il Delkim non suona. Se Cree aumenta un attimino, facciamo una partenza, vediamo un attimo, ecco che inizia a suonare, ok? Però è una partenza reale, non è l'onda che fa suonare continuamente il nostro avvisatore. Adesso il tempo che Cree si recupera un attimo, andiamo a modificare un attimo la sensibilità. Ci siamo, Cree?
Ok, perfetto. Adesso andiamo un attimo a metà, ok? Facciamo un... no, metà, facciamo un quarto di giro. Andiamo a riprovare questa situazione e vediamo come reagisce il nostro Dekim. Vai, Cree. Ok, ok, vedete, già facendo un piccolo quartino di giro, il Dekim comunque reagisce diversamente dalla prima regolazione. Ammettiamo che, situazione diversa, stiamo pescando a ridosso di una legnaia, ok? Pericolosissimo, perché possiamo innanzitutto fare male al pesce, perché se si va a infilare sotto la legnaia e noi siamo, non dico proprio attaccati al mulinello, alla canna, perché a volte ci pigliamo anche le nostre comodità, diciamocelo. Quindi siamo un pochettino distanti con la centralina, perché abbiamo comprato il set con la centralina, giustamente, o anche la notte. Stiamo pescando a ridosso di questa legnaia e dobbiamo sapere esattamente in cui, il momento in cui la carpa mette in bocca l'esca. Quindi cosa facciamo? Andiamo a regolare la sensibilità al massimo e qualsiasi cosa, dico al massimo, ma poi ognuno la regola a seconda della situazione in cui è. Ammettiamo che adesso la carpa sta andando a mangiare, ok? Noi siamo distanti una ventina di metri. Se la carpa prende filo, va dentro la legnaia. Quindi il Dekim ci deve avvisare subito. Cree, simula una piccola mangiata. Ok, sta già suonando. Quindi adesso la carpa sta andando e noi dobbiamo subito correre e andare a afferrare la canna. Ok? Il Dekim è stato reattivissimo. Ci ha avvisato subito, fin dai primi centimetri di filo, che... passata una macchina intanto. Ci ha avvisato fin dai primi centimetri di filo che sono usciti che il pesce era partito. Quindi importante anche qui, in base alla situazione dove siamo, andare a regolare la cosiddetta response, ovvero la risposta. Tutto qua, ragazzi. Quindi questo è un... chiamiamolo tasto, ma è una rotellina fondamentale quando stiamo pescando magari a ridosso di ostacoli. Dobbiamo essere pronti, tempestivi. Il Dekim deve dirci: ehi là, è partita la canna, corri! Mentre se stiamo pescando su acque ferme, tranquille, non c'è niente, non ci sono ostacoli, e comunque magari c'è del pesce di disturbo che ti dà la tocchettina, oppure siamo in fiume e appunto ci sono delle ramaglie che passano ogni tanto, non vogliamo che ogni due minuti suona l'avvisatore, allora andremo un attimo a calare l'intensità della risposta e saremo anche più tranquilli che ad ogni bip non ci dovremo alzare e correre per niente. Allora ragazzi, prima di vedere come si resetta il Dekim, vi volevo solamente dire come capire quando la batteria è scarica. È semplice, perché fa tutto lui. Se la batteria è quasi scarica, ok, il Dekim all'accensione suonerà due volte. Mentre se la batteria è proprio morta, che non si può neanche mettere in funzione, continuerà a suonare finché appunto noi non lo spegniamo. Quindi è semplicissimo, vi dice lui quando è ora di cambiare le batterie. Adesso andiamo a vedere come si resetta l'avvisatore se vogliamo riportarlo ai dati di fabbrica. Allora ragazzi, andiamo a resettare l'avvisatore. Come si fa? Basterà tenere premuto per un po' di tempo tutti e due i tasti. Sarà un primo beep, che è quello dell'accensione, dopo ci sarà un altro beep. Tenendo ancora premuto ce ne sarà un terzo. Dopodiché, dopo il terzo, andremo a tenere premuto solamente il tasto di sinistra. Adesso andiamo a vederlo. Ok, partiamo ragazzi. Iniziamo ad accenderlo e teniamo premuto. Primo beep, che è quello dell'accensione, continuo a tenere premuto. Secondo beep, continuo a tenere premuto. Terzo beep, rilascio il tasto destro. Adesso è resettato l'avvisatore ed è spento. Quindi adesso, se andiamo ad accenderlo, sarà di nuovo con le impostazioni di default. Quindi la luminosità, il tono, la modalità notte e giorno, stealth o modalità visibile del LED, quindi tutto da capo dovremo rifare. Questo ci permette, se appunto sbagliamo qualche impostazione, non ci capiamo più niente, resettiamo tutto e siamo di nuovo da capo. Bene, andiamo a vedere adesso l'altro argomento, che è la centralina e come accoppiare i sensori con la centralina stessa. Bene ragazzi, andiamo a vedere adesso
come programmare la centralina e come accoppiarci i nostri Delkim in due modalità addirittura, singolo canale o canale multiplo. Innanzitutto, la centralina si presenta con i LED classici, i tre tastini, sinistro, centrale e destro, e la rotella del volume. Volume che poi c'è anche la funzione vibrazione, quindi poi andremo a vederla. Innanzitutto accendiamola, quindi premiamo premuti tutti e tre i tasti insieme e attenderemo il suono che ci dice che è accesa. Bene, quando andiamo ad accoppiare i Delkim alla centralina non dobbiamo avere paura di sbagliare, perché se lasciamo la centralina senza attività per 45 secondi lei si spegne in automatico e quindi avremo la possibilità poi di rifare tutto da capo. Quindi non abbiate fretta, non abbiate paura, perché a volte tanta gente è un attimo titubante, mamma mia devo configurarmela, non sono capace. È semplicissimo, ma se avete qualche dubbio o siete un attimino spesati che volete rifare tutto da capo, lasciatela ferma per 45 secondi, lei si spegne e ci riproviamo. Bene, iniziamo ad accoppiare gli avvisatori. Allora, due modi per fare l'accoppiamento, ragazzi. Il primo è a canale singolo, ovvero andremo a registrare ogni Delkim su una singola luce, che sarà quella rispettiva del colore di cui abbiamo comprato il Delkim. Quindi se abbiamo preso rosso, verde e blu, andremo a registrarli sui rispettivi LED rosso, verde e blu. Se invece, come in questo caso, abbiamo tre sensori dello stesso colore, noi possiamo registrare un multicanale, ovvero andiamo a registrare tutti e tre gli avvisatori su una singola luce che sarà quella rispettiva del colore che abbiamo scelto. Quindi in questo caso saranno blu, noi andiamo a registrare tre avvisatori blu sul LED blu. Come si farà poi a capire quale sta suonando o quale ha fatto il beep e poi si è fermato? Il Delkim, la centralina, scusate, farà un lampeggio per farci capire che era la canna con l'avvisatore numero 1, diciamo, due lampeggi per l'avvisatore numero 2, tre lampeggi per l'avvisatore numero 3, così capiamo quale delle tre canne aveva dato un segnale di vita. Adesso andiamo veramente ad accoppiarli, quindi andremo ad accendere con i tre pulsanti premuti tutti insieme la centralina. Noteremo che inizierà a lampeggiare il primo LED. Noi cosa facciamo? Andremo a schiacciare un pulsante che ci permetterà di andare avanti con la scelta del colore, dopodiché andremo ad accoppiare ogni singolo avvisatore su questa luce blu, che è la scelta che abbiamo fatto per questi avvisatori. Viceversa, si può, come ho detto prima, accoppiare ogni singolo avvisatore del colore che abbiamo scelto su il proprio LED del colore che abbiamo scelto. Andiamo a vedere. Bene ragazzi, adesso andiamo a fare l'accoppiamento a canale singolo, ovvero ipotizziamo che abbiamo tre colori diversi. Adesso per velocità vi faccio vedere questi due che ho qua vicino. Andiamo a memorizzarli sulla nostra centralina. Quindi vado ad accendere la centralina premendo tutti e tre i tasti. Ad avvenuta conferma che abbiamo acceso e che è pronta per ricevere l'accoppiamento, inizia a illuminarsi il primo LED. Allora, in questo caso facciamo finta che io ce l'ho viola questo qua, quindi cosa faccio? Non serve altro che accendo l'avvisatore, si illuminerà la centralina, farà un suono di avvenuta conferma e inizierà a illuminarsi il secondo LED. Facciamo finta che questo LED, che è il prossimo, sia rosso, quindi basterà che accendo il nostro avvisatore rosso, stessa cosa, si illumina la centralina, beep di conferma di avvenuto accoppiamento e si illumina il terzo. Adesso facciamo finta che io non c'ho il bianco qua, il giallo, adesso bianco mi sembra. Vado sul blu, quindi premendo il vostro tasto sinistro vado a bypassare il LED terzo che mi dava, vado sul quarto e vado ad accoppiare il terzo avvisatore che avevo comprato blu. Quindi adesso io faccio così, accendo e lui passa sul LED successivo. Adesso non ne ho più di Delkim, li ho finiti, a meno che non avevate altri due o altri tre che li accoppiavamo, ma in questo caso è il 7 da 3. Quindi cosa faccio? Col tasto sinistro faccio scorrere la luce LED sul prossimo LED, che è l'ultimo, è il giallo. Dopodiché batto un'altra volta e sentite, ha fatto questo. Quindi adesso i sensori sono tutti programmati. Bene ragazzi,
Quindi adesso la centralina è impostata con gli avvisatori, che in questo caso erano di tre colori diversi, abbiamo fatto finta. Quindi se io vado un attimo a soffiare, si accende il LED viola, facendo finta che questo fosse viola. Vado a soffiare sul secondo, si accende l'avvisatore rosso. Il terzo è distante, se lo accende Cree, se no devo fare no, ci penso io Cree, non ti preoccupare. Eccolo qua, si è acceso il blu, ok? Adesso cosa facciamo? Resetto la centralina e andiamo a vedere come si accoppiano tutti e tre gli avvisatori del colore blu su il LED blu. Quindi avremo un solo LED funzionante con tre avvisatori. Bene, vado a resettare la centralina. Bene ragazzi, ho resettato la centralina, adesso non mi resta che riaccenderla e una volta accesa andrò a tenere premuto il pulsante di sinistra in modo da sentire il beep che mi dà il via per la selezione, per l'accoppiamento a canali multipli. Proviamo. Accendo. Adesso tengo premuto il pulsante a sinistra. Doppio beep che mi dice ok, ci siamo. Vado sul colore che mi interessa, che è il blu, e parto col primo. Accendo il primo. Vedete che si illumina ancora il blu, quindi vado al secondo. Acceso, si illumina ancora il blu. Vado al terzo, accoppiato anche il terzo. Bene, posso accoppiarne fino a 4 per LED. In questo caso il quarto non c'è, quindi procedo col tasto sinistro e vado avanti fino all'ultimo giallo, dopodiché un altro beep. E così ci conferma che è tutto ok. Bene ragazzi, adesso facciamo la prova come prima, vado a soffiare sul Daikin e vediamo che si accendono tutti e tre sempre il LED blu. E andremo a vedere che quando faccio suonare il primo avvisatore, guardate, lampeggia una volta, quindi vuol dire che è suonata la canna numero 1. Andiamo a vedere il secondo. Canna numero 2, guardate. Doppio battito di LED. Canna numero 3, scusate. Canna numero 3, guardate. 1, 2, 3. Triplo battito di LED che sta a indicare che era partita, poi ha lasciato la canna numero 3. Quindi adesso abbiamo tutti e tre i Daikin memorizzati sullo stesso canale. Ok. Ammettiamo che abbiamo sbagliato qualcosa e vogliamo resettare la centralina. Cosa facciamo? Semplicemente andiamo a tenere premuti tutti e tre pulsanti per accendere la centralina e dopodiché, guardando la centralina verso di voi, ok, non così come ce l'ho io, ma verso di voi, una volta che è accesa andremo subito a tenere premuto il tasto destro, che è quello sotto la rotella del volume. Lo teniamo premuto finché la centralina non si spegne. Ci sarà un piccolo segnale audio che confermerà l'avvenuto reset e noi andremo a riaccenderla e riaccoppiare i nostri avvisatori se dovessimo aver sbagliato il colore del LED. Quindi facilissimo e ovviamente ragazzi dentro ci sono tutte le istruzioni, quindi se uno non si ricorda più o vede il video di Cree-Max o va a vedersi le istruzioni. Però a volte le istruzioni sono chilometriche, roba, quindi c'è Cree-Max per questo. Bene. Bene ragazzi, una funzione importante per chi magari pesca molto in libera, ok? Dove vuole stare anche tranquillo, che non succeda niente, hanno gli antifurti, i Daikin, ok? Quindi che cosa succede? Mettiamo malauguratamente che siamo in tenda di notte, qualcuno vuol fare il furbo, vuole portarsi via gli avvisatori. Cosa succede? Ovviamente se alza suona e sento, magari lui pensando che spegnendo l'avvisatore se ne va, invece non è così. Perché? Perché spegnendo l'avvisatore, ok, ammettiamo che noi siamo in tenda, occhio anche alla centralina, ho spento l'avvisatore, è partito un allarme. Quindi come faccio a spegnere l'allarme? Basterà premere un qualsiasi pulsante per qualche secondo. Ora in questi casi le cose da fare sono due: o stiamo chiusi in tenda, e ve lo consiglio perché un avvisatore non vale la nostra vita, ok?
altrimenti non lo so ragazzi, lascio a voi la seconda ipotesi, se fare un po' di rumore, spaventare chi c'è là fuori che appunto vuole portarci via gli avvisatori, però io starei chiuso in tenda ragazzi, e sono degli avvisatori che anche se costano tanto non valgono la mia vita. Quindi questa è un'altra funzione. Adesso andiamo a vedere invece come si attiva la vibrazione. Vibrazione che ovviamente anche qui ha delle, dei livelli, più o meno vibrazione, e adesso andiamo a vedere come si attiva e come si spegne. Allora ragazzi, un'altra funzione ovviamente è quella della vibrazione sulla centralina. Possiamo magari abbassare l'audio quando siamo di sera e mettere la vibrazione che, appoggiato comunque la centralina su un tavolo, fa il suo effetto perché si sente quindi vibra parecchio. Ci sono tre livelli ovviamente di vibrazione e andremo a impostarla tenendo premuto il tasto centrale, e se vogliamo toglierla andremo nuovamente a tenere premuto. Se teniamo premuto per qualche secondo in più sentiremo un beep per la vibrazione di livello 1, quindi una sola vibrazione. Se teniamo premuto di più, due beep per il livello 2 e tre beep per il livello 3. Quindi andiamo ad attivarla e andiamo a portarla al livello 3. 1, 2, 3 beep. Quindi adesso l'ho impostata a 3 di livello 3, quindi quando partirà un pesce io sentirò, adesso tolgo un qua, non si sentirà, ma che cosa succede tra le mie mani? Sento che la centralina fa 3, qui basta perché sto perdendo le mani, e la centralina fa perché è a livello 3. Se fosse stata a livello 2 faceva solo due colpi e basta, e così a livello 1. Per toglierla premo nuovamente il tasto centrale e l'ho tolta. Prova a farla suonare, Cree. Ok, adesso suona e non vibra più. Benissimo. Allora ragazzi, una delle ultime funzionalità appunto è il test range. Che cos'è il test range? Beh, innanzitutto è capire se effettivamente dalla nostra postazione, ok, dove c'è la tenda montata, agli avvisatori non ci siano interferenze o altro, e che comunque ci permetta di sentire la centralina quando parte la canna, ok? Il Delkim, la centralina, ha tre settaggi. Una che è quella basica, che è di 50 metri. Una seconda che addirittura arriva a 750 metri. E una terza, che è il cosiddetto boost, che è un 15% in più dei 750 metri. Quindi una portata esagerata, ragazzi. Ci tengo però a fare una precisazione. Cerchiamo di tenere sempre sul primo settaggio, ovvero a 50 metri, perché quando si pesca, soprattutto a car fishing, non ci si deve mai allontanare dalla postazione. Io capisco che nei laghi, magari a pagamento, i Ticket Lake, c'è il bar, si va a fare l'aperitivo, però cerchiamo di evitare di fare ste cose, perché parte un pesce e abbiamo 100-150 metri di corsa da fare, il pesce si è già preso non so quanti metri. Quindi evitiamo queste cose, perché si vedono sempre pesci con fili attaccati perché li abbiamo persi perché noi eravamo al bar. Detto questo, come facciamo a settare la centralina in modo da ampliare il nostro range? Perché ci capita anche che magari siamo a più di 50 metri perché siamo su un fiume, c'è l'argine alto, dobbiamo mettere la tenda su un piazzale dove è un po' piano, quindi ci sta che andiamo sul secondo settaggio, che è quello dei 750 metri. Ora, con il nostro tasto sinistro, ok, se io vado a premere una volta, mi si illumina semplicemente il primo LED. Ciò sta a indicare che sono nel primo settaggio. Voglio portarlo al secondo settaggio, tengo premuto il tasto appunto a sinistra, ed ecco che si accende il secondo LED, che è quello rosso. Quindi in questo momento io sono a 750 metri di portata, ok? Posso tranquillamente andare al bagno del bar e non fermarmi in fase aperitivo, e essere tranquillo che la centralina mi avviserà se dovesse partire un pesce. L'ultimo set, ecco, facciamo solo una piccola panoramica veloce, io premo e mi dà i due LED accesi, quindi mi fa capire che sto pescando con un range di 750 metri. Ammettiamo che siamo in una sessione di una settimana sul fiume, la macchina è distante,
ci accorgiamo purtroppo che abbiamo dimenticato la culla, ok? Abbiamo portato il carrellino pieno, porca miseria, ci siamo dimenticati la culla, le canne sono in acqua, comunque è un fiume, non è un ticket lake dove partono ogni 5 minuti. Faccio una corsa, purtroppo non c'è il socio con me in sponda, quindi che cosa faccio? Vado ad attivare il boost che si attiva per 15 minuti ragazzi, quindi dopo 15 minuti la centralina mi avvisa che è scaduto il tempo, io in questi 15 minuti devo tornare alla postazione, se no è un casino. Quindi vado a premere il tasto sinistro fino a che non si illuminano i 3 LED consecutivi. In questo momento partono i 15 minuti, io devo prendere, correre, andare in macchina, prendere quello che ho dimenticato e tornare subito alla postazione. Bene, adesso proviamo a metterlo in atto, questo test range, ok? Facciamo una piccola panoramica e adesso subentra Cray. Allora ragazzi, sono ricomparso. Papam! Adesso c'è? C'è Dennis qua con noi. Allora adesso faremo la prova del test range. Ovviamente non abbiamo la possibilità di andare a 700-800 metri ragazzi, anche perché è una distanza... meglio, perché se no lo prendono come esempio. È una distanza inaudita con la centralina, e non dovete farla. Adesso faremo... daremo in mano, ovviamente per riuscire a filmarlo bene qui, lo scettro, l'avvisatore a Dennis, tanto non cambia niente che abbia in mano la centralina dell'avvisatore, sempre quello è il discorso. Quindi adesso Dennis girerà con l'avvisatore, ogni tanto farà suonare la centralina e noi da qui vedremo la centralina che suona, quindi vedremo realmente quanta potenza hanno queste riceventi. Esatto, ovviamente ci facciamo aiutare dalle immagini dal drone che seguiremo Dennis. Tutto il giro, e tramite un saluto ci dirà: ragazzi, sto facendo suonare l'avvisatore, e noi inquadreremo la centralina. Io adesso ragazzi imposto sul secondo canale, quindi 750 metri impostati, 750 metri, guardate, doppio LED, ok? Dennis, a te lo scettro, a te il bigliettino Cremax e via. E noi ti seguiamo col drone e facciamo sto test range, ragazzi, che serve solo per andare in bagno. Bene ragazzi, allora Dennis è partito, noi abbiamo attivato la modalità da 750 metri, ok? Quindi Dennis adesso su alcune postazioni, facendo il giro del lago, farà suonare l'avvisatore e noi dovremo appunto capire che il test range funziona. Allora, probabilmente ha già fatto suonare la prima postazione, che è la... che è Pontile, o la, sì, il Pontile, quindi il primo check ce l'ha dato. Adesso andiamo, aspettiamo un attimo, intanto prendo la sedia. Oppa là là. Teniamo la videocamera qua così. Non lo vedo ancora la curva, quindi è ancora sul vialone che dal Pontile va verso la secca. Aumento l'audio un attimo. Cristian intanto tramite il drone lo sta riprendendo. Eccolo ragazzi, Dennis è arrivato in secca, vediamo. Si è fermato. Eccolo qua ragazzi. Ok, check sulla secca, quindi siamo già ad una bella distanza, eh? Diciamo che un bagno dovrebbe essere di queste vicinanze. Adesso ci spingiamo oltre, quindi in linea d'aria avremo qualche metro in più perché iniziamo ad andare verso le altre postazioni, verso la Gadia, che è proprio centrale nel lago, quindi aumentiamo il range. Ok, siamo quasi in Gadia ragazzi, lo vedo. Si è fermato, eccolo, vediamo se suona. Perfetto ragazzi, perfetto. Qua siamo alla postazione Platano, se non mi ricordo male. E va avanti verso la Gadia. Tanto ragazzi, è sceso un freddo pazzesco. Siamo fine aprile, sembra di essere ai primi di novembre. C'è assolutamente uno sbalzo termico dai 20 gradi che c'erano oggi, impressionante. Ok, ci siamo verso la Gadia. Ovviamente in Gadia c'è gente, quindi sarà veloce,
Ok, ci siamo quasi ragazzi, vediamo se riesce a farlo suonare senza disturbare. C'è stato un piccolo segnale, non so se è stato lui. Eccolo, eccolo che si prepara. Eccolo qua ragazzi. Perfetto, anche in Gadia il segnale ha funzionato. Adesso ci spostiamo nell'estremo angolo da dove siamo noi, quindi proprio una linea obliqua, andiamo fino alla zattera. Zattera, ve lo ricordo, che abbiamo fatto qualche video qualche anno fa, l'anno scorso, due anni fa abbiamo fatto le live anche in Gadia, pomeriggio a bomba in secca, quindi le stiamo girando un po' tutte queste poste qua del lago Leggiadrete. Oggi siamo in Legnaia, posta che ancora a noi ci bastona. Intanto stanno iniziando a saltare parecchi pesci. Ok, vediamo adesso sulla zattera, dovrebbe esserci. Ok, ci siamo, si sta avvicinando. Eccolo qua ragazzi. Sempre ci siamo. Pensavo fosse la canna, no, è Dennis. Perfetto, altra postazione fatta ragazzi. E Dennis ci ha detto che in linea d'aria così siamo circa 500 metri, se non ho capito male, adesso dopo chiediamo conferma. Quindi siamo veramente distanti dalla nostra postazione, non è il caso di abbandonarla per tutti questi metri. Cerchiamo sempre di fare le cose con testa ragazzi, mi raccomando. Ok, adesso Dennis si sta dirigendo verso l'isola. Ok, dovrebbe essere quasi arrivato in isola. Eccolo qua ragazzi, siamo in isola, non so se mi vede lui, però il check c'è stato. Eccolo là. Intanto vedo bollare sotto riva, quindi adesso, finito questo test range, cambieremo i sacchettini e proveremo anche a fare qualche pesce, ma oggi siamo qua per i Delkim ragazzi, quindi ci siamo concentrati sul video, le camere sono un po' così buttate sul sottoriva. Ok, sta sorpassando i bagni, quindi diciamo che è arrivato al bagno e adesso dovrebbe tornare indietro. Adesso dovrebbe esserci la postazione alberi subito dopo i bagni, quindi fra poco dovremo sentire la centralina suonare. Vediamo se si ricorda di farla suonare anche lì. Sta saltando il disastro dei pesci, speriamo di difendere qualcosina comunque ragazzi. E intanto si fa vivo un esemplare enorme di non so cosa, un'oca. Eccolo, eccolo qua, postazione alberi ragazzi. Perfetto, adesso rimarrà la record che è davanti al bar, quindi dopodiché siamo praticamente arrivati, c'è la gazebo ma siamo lì praticamente. Intanto l'oca qua. Ti. Poi tra l'altro qua in Legnaia ci sono tutte le koi parcheggiate qua sotto. È uno spettacolo ragazzi, è uno spettacolo. Ok. Ragazzi non sento più la mano, eh. Dovremmo essere quasi arrivati in postazione record barra gazebo perché sono lì vicine, quindi. Ok, dovrebbe essere arrivato praticamente davanti al bar. Ok, vedo Dennis è davanti al bar, vediamo se si ricorda, ma alla fine qua al bar
sono veramente pochi metri, quindi non ha neanche senso fare quest'ultima prova. Abbiamo visto che da qui in legnaia alla zattera, che sono circa 450-500 metri, la ricezione era eccezionale, quindi test range direi che effettuato con successo. Bene ragazzi, vedo Dennis tornare. Ovviamente davanti al bar sono pochi metri, saranno una cinquantina di metri dalla postazione adesso, quindi il nostro scopo era capire ovviamente la portata di questo avvisatore della centralina, e da qui alla zattera sono 450-500 metri, quindi adesso glielo chiediamo, vediamo se ce lo conferma. Direi test range avvenuto con successo, sempre sul doppio LED, quindi ero impostato ai 750 metri. Adesso vedo Dennis qua, quindi io vado a reimpostare il numero 1, eccolo qua, a 50 metri che bastano e avanzano. Dennis è tornato ragazzi. Tornato. Dennis, mi confermi che da qui alla zattera siamo sui 400-500 metri? Cosa sono? Poco più di 400 metri. Poco sì, più sì. Di 400 metri, quindi insomma ragazzi, è tanta strada 400 metri, quindi cioè va bene il bar, va bene i bagni, ma così tanto veramente non serve spostarsi dalla postazione così tanto. Dennis, grazie mille, sei stato di grande aiuto, perché Crigui dal drone, io sono qui alla telecamera, abbiamo dovuto chiedere una mano questa volta, e ti lasciamo andare a mangiare e dopo veniamo a salutarti. Molto bene, prendo lo scettro. Lo scettro ragazzi, che adesso lo spengo perché sennò suona la centralina. Grazie mille Dennis. L'allarme ragazzi, perché ho spento l'avvisatore, ve lo ricordate? Bene, andiamo a vedere che fine ha fatto Christian. Allora ragazzi, adesso che sta calando il buio, anche se dalla videocamera ancora non sembra, vi garantisco che è già un po' più buio, adesso vi faremo vedere un'altra funzione che hanno i Delkin, che ovviamente però necessitava di avere un calo di luce. Adesso vedrete. Allora ragazzi, ultima funzione, perché ultima? Perché comunque era una funzione che necessitava di una luce giorno quasi azzerata, e quindi ci serviva un po' di buio. Adesso Christian ha acceso il LED, ma fra poco lo spegneremo. Qual è la funzione? È la funzione Run Light, che ci permette di notte, mentre siamo in tenda, che magari stiamo dormendo, abbiamo appoggiato la nostra torcia da testa sul nostro tavolino e c'è una partenza, ovviamente è tutto buio nella tenda. La funzione Run Light fa sì che tutti i LED si accendino e ci danno quella luce necessaria per metterci un paio di ciabatte, di scarpe o di trovare la nostra torcia da testa per poi andare a ferrare la canna. Come si attiva? È semplicissimo. Basta tenere premuti i pulsanti sinistro e centrale e il beep e l'illuminazione di tutti i LED ci confermeranno la venuta attivazione. Per spegnerla faccio lo stesso procedimento, tasto sinistro e centrale insieme e si spegnerà. Adesso io la attivo e chiederò a Christian di spegnere il faro. Ci tengo a precisare che la funzione Run Light, onde evitare di avere luce in tenda a caso, si attiverà dopo una partenza che dura almeno 4 secondi. Quindi adesso prenderò l'avvisatore, lo farò suonare per 4 secondi e andremo a vedere che tutti i LED si accenderanno, creando così un fascio di luce. Ovviamente non siamo in tenda adesso, quindi c'è ancora un po' di luce soffusa, non farà un bagliore enorme, però capiremo come funziona. Quindi vado ad attivarla intanto, tasto sinistro e tasto centrale. La funzione Run Light è attivata. Vi ricordo che ovviamente mangerà più batteria questa funzione, quindi sempre meglio portarsi un pacco di batterie di riserva. Adesso vado a fare innanzitutto una falsa partenza con un semplice beep, in modo che vi faccio vedere che l'avvisatore sì, ci dà l'input, si accende solamente un piccolo LED. Adesso invece facciamo la vera e propria partenza. Ecco qua ragazzi. Questa è stata una vera e propria partenza, la funzione Run Light si è attivata e tutti i LED si sono accesi. Quindi avremo un po' di luce necessaria per trovare quello che dobbiamo trovare. Ve la faccio vedere un po' più da vicino.
vado ad accendere la funzione run light. Come vedete, appunto, tutti i LED si accendono e generano un fascio di luce che ci permette per trovare la torcia o infilarci semplicemente le scarpe. Devo tirare che c'è la koi. Cos'è? È una koi, è una koi, è una koi. Bene ragazzi, come chiudere in bellezza questo video con un simpatico esemplare di koi. Sono quelle che Dennis ha immesso di recente. Guardate che bei colori che ha. Fantastico. E questa qua, Cri, l'ho presa con la boilies bilanciata del 12 e senza... No, è Choco, le Choco! Fantastico! Dippate da mesi nel Go! Fantastica, guarda che bella, la mia prima koi! Stupenda! Stupenda! Gira anche dall'altra parte, sì? La vediamo. Poi ragazzi la rilasciamo. Sì, sì, subito, subito. Guarda che bei colori! Guarda che bei colori, Cri! Sapevo che la prendevo. E adesso ragazzi, andiamo a rilasciarla. Rilascio. Bene ragazzi, è tornato il cameraman. Ci sono ragazzi. Ti lascio parlare, Cri, dai. Allora, che dire ragazzi? Speriamo che questo video ovviamente vi sia stato d'aiuto, che sia servito appunto a coloro che possiedono già i Daikin, a chi magari deve acquistarli, a chi magari voleva semplicemente avere l'informazione, perché comunque parliamo di un set di avvisatori molto particolari, quindi pieni e ricchi di funzioni. Noi in questo video vi abbiamo fatto vedere le funzioni, quelle diciamo che si devono sapere ovviamente, perché sono quelle dove si vanno a settare le cose diciamo di norma. E ce ne sono magari alcune che non, sì, abbiamo detto, uno, ma due lo lasciate fuori. Vi garantisco ragazzi che sono cose tra virgolette che per chi prende i Daikin e vuole andare a pescare al momento non gli servono. Esatto. Poi magari nel corso di altri video, sì, li facciamo magari vedere. Un po' alla volta le facciamo vedere quelle, sì, quelle sì, più sì. particolari, insomma quelle che non servono proprio a tutti. Detto questo ragazzi, e ripeto, spero che questo video sia stato d'aiuto. Esatto. Adesso ovviamente ci serviva il buio per farvi vedere l'ultima parte del video, sì. Perché appunto per far vedere appunto quel run light e le luci ci serviva un po' di buio. E poi ragazzi, il buio avete visto ci ha regalato la prima koi di Max, quindi sono strafelice anche se piccolina, però non importa ragazzi, è una koi e per noi carpisti è sempre un trofeo, quindi esatto. Siamo contenti, sono contento anch'io per lui ovviamente, perché insomma sono sempre belle da vedere le koi. Sì, poi questa era bellissima, dai, e sono poco contento. Però ragazzi, c'è da dire una cosa, è da quando siamo arrivati qui che ero ossessionato in un punto in particolare per prendere la koi. Ci è riuscito, quindi grande. Sì, perché l'ho detto anche prima mentre stavamo facendo la funzione range setting, che sotto qua era pieno di koi, tu eri lì col drone, sì, io sì, ero infatti qua che parlavo, e da quando sono arrivato che ho detto stasera la prendo, stasera quindi, la prendo. Quindi diciamo, obiettivo 2 raggiunto, esatto, dai, esatto. Sono riuscito a fare anche la koi. Detto questo ragazzi, allora speriamo che, ripeto, questo video sia stato d'aiuto. Ovviamente se avete altre difficoltà, se avete bisogno di qualche altra info, scriveteci pure sui social, o sotto in video in descrizione o anche privatamente nei nostri social. Sapete che bene o male rispondiamo sempre a tutti, quindi scrivete senza problemi, noi poi se ci sono altri chiarimenti magari vi possiamo aiutare. Esatto. Bene, possiamo chiudere questo video ragazzi dedicato ai Daikin. E noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Esatto. E restate sempre incollati con Climax ragazzi. Ciao, ciao.